vedi che scoppia, guarda, guarda, dice, guarda, dice, perché si chiama bombetta, e dentro c'è questo, va, boom, guarda come scoppia, sa, capisse? Una roba di un'intensità pazzesca, ovviamente in senso buono, eh? Regà, qui ci sono circa 300 kg di cacio cavallo, ok? Io volevo iniziare dalla piazza centrale di questo meraviglioso paesino, ma non ho resistito, perché come entri in questo locale, sulla destra ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gradini e c'è sta grotta ricavata dentro la montagna, praticamente dove Giulio, il proprietario di sta braceria, realizza sti caciocavalli. Tu stai a capire che roba, io volevo iniziare dalla piazzetta, vabbè dai, mo dalla piazzetta iniziamo lo stesso, ma come facevo a iniziare da una roba del genere? Io volevo iniziare da qua, dalla piazzetta di Vico del Gargano. Siamo, è la piazzetta centrale del paesino, eh? Qua c'è sta pure il monumento ai caduti, lì all'angolo, eccola là, braceria antipasteria Giulio Cesare. Dai, andiamo a cercare il proprietario, si chiama Giulio Cesare. Bello, siamo arrivati, ti è beccate questo, ma da quant'è che è aperta? 7 anni. Ragazzi, braceria pugliese ma moderna, perché coniuga un sacco di cosette fighe, c'ha pure la cella per frullare, poi lì c'è star banco carni, ve lo faccio vedere subito. Per chi mangia il bencotto, alette di pollo croccanti, sovraccosce di pollo, te le lascio volentieri. Esattamente. Ragazzi, state tranquilli, le ritrovate anche quando andiamo via, ok? Tu posso aprire? Vai. Bombetta, pancetta di maiale e caciocavallo. Io so che vai in 100 bracerie in Puglia, ti propongono 100 bombette diverse. La tua, esatto, sono certo, sarà la più buona di tutte, no? Ovvio. Ragazzi, ovvio. A proposito, ditemi, visto che staremo ancora qualche giorno in Puglia, dove possiamo trovare delle bombette buone, ok? Tra l'altro poi vediamo se sono buone. Come sono fatte queste? Pancetta e caciocavallo all'interno. Fine, punto, vai. Semplice. Quanto vengono queste? Quelle vengono 2,50 a letto. Il puppolotto? Che roba è questa? Questo è uno spiedino di pancetta di maiale con una paprika dolce al bacon. È buono pure questo. Sono sfiziosi, sono ottimi. L'agnello di Carpino che sarebbe? È un paesino qua vicino, in montagna. Ah, quindi praticamente c'è Carpino? Esattamente, nel banco. Nel Carpino ci saranno gli agnelli che pascolano? Esattamente. Sono certo che questo sarà il miglior agnello del mondo. Bravissimo, fantastico, è meraviglioso. E mi piacciono i pugliesi, ok? I pugliesi mi piacciono, perché sono modesti. Esatto. Esattamente. Questo, ragazzi, è solo per chi se lo merita. Intestino di agnello foderato. Dentro cuore, fegato e polmone d'agnello, prezzemolo, aglio, pecorino romano. Ragazzi, questo è un meraviglioso piatto di recupero, eh? Pugliese. E poi, visto che noi ci piacciono i bistecconi, cari ragazzi, lascio. Mi piacciono queste selezioni marezzate, bello. Questa è una selezione che faccio io, per chi non vuole mangiare, perché il taglio della bistecca, sì, è un chilo minimo. Un chilo. Invece chi vuole mangiare più piccolino o medio sangue posso. Vabbè, ci sta, con questo ne accontenti parecchi. Questo ragazzo piace. Sono 5 anni che frollo. Ma no, ragazzi, c'è pure il Wagyu. Il Wagyu per chi lo vuole. Ma lo apprezzano. Cioè, te lo ricordi il film di Checco Zalone? Sì. Quello ha aperto il sushi in Puglia e è fallito. Pierino, non è la giostra, Pierino. Cioè il Wagyu qui lo capiscono. Più per uno vuole provare, vuole fare la storia su Instagram. Sì, qualcosina sì, la vendiamo abbastanza. Noi non lo proviamo stasera. No, io sono più per il bisteccone. Ah, aspetta! Che qua, ragazzi, di fronte alla cella per frullare, c'ho il momento sponsor. Aspettate. Il momento sponsor, ragazzi, riguarda questo libro. La frullatura dalla A alla Z. Ok, scritto da Loredana Vasselli, con la prefazione mia. Questo è un libro scritto e pubblicato da Braciami Ancora, dal sottoscritto. E ragazzi, senti questa, eh? Altro che la modestia pugliese. Altro che la modestia pugliese. Questo è il primo libro al mondo. Ridillo con me, primo libro al mondo. Primo libro al mondo. Al mondo che parla di tecniche di frollatura. Non esiste, non l'aveva mai scritto nessuno, ci abbiamo pensato noi. È un manuale, a tutti gli effetti, facile, cioè non è complicato. 170 pagine, pubblicato in collaborazione con Mancini Market, che è amico nostro. Se, ragazzi, lo volete, io vi lascio il link in descrizione. Andate là, cliccate, oppure lo trovate su Amazon, ok? E io questo ti è tutto a te.
ok, tu lo meriti, perché grazie. Per quanto, per quello che vedo, il momento sponsor è finito ragazzi, ok, per quello che vedo, caro Giulio Cesare, la frollatura qua mi sembra che stia andando bene. Mo entriamo nella grotta. Appello alla Sony, appello alla Canon, appello all'iPhone, fate dei dispositivi che possano trasmettere gli odori. Gli odori, c'è un profumo di cacio cavallo pazzesco, una roba allucinante. Come nasce sta grotta? Questa nasce perché la terza, tre generazioni fa, questo sì, è un frantoio. Era un frantoio. Era un frantoio. E scavavano la grotta per vendere la, poi la breccia che. Ah sì? Esattamente. Da questa è nata sta grotta. Esatto, io l'ho trovata, l'ho ripulita, l'ho, l'ho allestita. E ci hai messo a stagionare. Questo è caciocavallo, dove lo trovi? Dove lo ripeti? Ovvio, podolico. Questo è caciocavallo podolico. Ti spieghiamo cos'è il caciocavallo podolico. Il caciocavallo podolico è fatto da una mucca podolica locale. Okay, la podolica è una razza. È una okay. razza, certo, una razza di. Che pascola liberamente in questi campi, cioè la podolica non la trovate in Trentino, la podolica non la trovate in Polonia, la podolica la trovate ragazzi principalmente in Puglia, Puglia, il centro-sud, il centro-sud d'Italia, esatto. Fa pochissimo latte. Faccio vedere la muffetta che ci sta, momento spiegone, la vedete questa muffetta? Questa muffetta è dettata dal microclima. In questi 20 metri quadri ci stanno i batteri che generano la muffa, certo. Che stanno così, guarda come stanno. Stanno così, stanno qui con lo spritz, qui col sigaro. E si fumano. E dicono, cazzo, quanto si sta bene nella grotta di Giulio Cesare. Esattamente. E queste muffette, che qualcuno potrebbe dire, ah, c'è la muffa, rappresentano, ragazzi, rappresentano il valore aggiunto di sta cella. Qui c'è stata la colonna portante. E qui quando sei carico è tutto un caciocavallo. Esattamente. Ok, ma lo possiamo prendere e portare fuori questo caciocavallo? Certo. Quale prendo? Io prendiamo non so questo che è un po' più stagionato. Questo c'è. Quanto stagionano? Un mese? 18. 18 mesi? Cioè a te ti arriva fresco? Fresco sì, li affiniamo un po' sotto la cioè, paglia. Cioè quanti giorni c'è quando ti arriva? Quando mi arriva una quindicina di giorni, perché li tengo in salamoia e poi si asciugano. Okay. Poi che fai quando arriva? Quando arrivano li facciamo stare una ventina di giorni sotto il fieno e poi li appendiamo qui e stanno. Vabbè. Alla mona passaggia questo? Certo. Stagionatura? 18 mesi. No. È una goduria no, unica. No, vabbè ragazzi. Una roba di un'intensità pazzesca, ovviamente in senso buono, eh? Questo ragazzi ha un sapore fuori dall'ordinario. Prodotti rarissimi, sono prodotti ultra mostruosamente artigianali, fuori dalla logica del supermercato. Proprio non si avvicinano, cioè è una cosa, un altro pianeta, un altro mondo. Bravo. Grazie. Ragazzi, questo caciocavallo ha solo un difetto. Solo un difetto. Deve essere necessariamente accompagnato da un bicchiere di birra o di vino. Di vino. Se no, di vino. Se no, fa fatica a andare giù. Giorgio, sì. Dici che ne pensi. Buono. Buono, eh? E questo potrebbe essere un meraviglioso dolce. Cioè, se dovessimo seguire il protocollo, dove avremmo dovuto finire, ragazzi, il video la sera così. Assaggiamo. Questo non c'è profiterol, non c'è mille foglie, non c'è tiramisù, crema catalana, niente. C'è tiramisù. C'è sta il caciocavallo podolico di Giulio Cesare col miele. Li mette tutti all'angoletto. Direi che ora possiamo passare alla carne, va bene? Guardate che cosa ha tirato fuori dalla cella di frollatura il nostro Giulio Cesare, una picagnetta leggermente marezzata e frollata. Frollata, sì, esatto. E frollata pure bene. Ci faccio un carpaccio frollato, un po' di sale Maldon e via. Tagliato sottilissima, c'è il suo grassetto e c'è sale. Assaggiamo, eh? Dovessi dare un voto a questo carpaccetto di picagna, direi voto 8,5. Giulio Cesare, se sei d'accordo, io andrei avanti così per la serata. Adesso faccio la spesa. Sì. Sono venuto dietro al banco perché mi piace da morire questa postazione. Faccio la spesa, me le cucini te? Certo. Quella è la postazione griglia, certo. Che poi andiamo ad affrontare e poi gli diamo del bisteccone. Vai. Ok, allora, io ho il tagliere, vorrei bombette, perché come facciano a mangiare le bombette, l'agnelletto che hai detto che è spettacolare,
un torcinello che ci sta, e poi mi hai detto altre varianti di bombette, le devi assaggiare. Ah, altre varianti di bombette. Capocollo, speck e caciocavallo. Ok. Questa è panata, con una panata di prezzemolo che facciamo noi. Benissimo. Pancetta e fontina. Queste sono tre tipologie di bombette. Eccole qua, vedete ragazzi? Tiè. Praticamente c'è, madonna mia, la Puglia in pochissimi grammi di carne. Sta tutta qua dentro la Puglia. E poi mi hai detto che sei bravo a fare le salsicce. Caciocavallo. Le salsicce col caciocavallo dentro, va ovviamente bene, e dai. Poi pecorino, cipolla e pomodoro di sale. Beh, piamene una, se no poi mi ricovero, no? Se certo. Mangio tutta quella roba. Quale prendiamo? Salsiccia, allora, col... Questo è un pezzo, questa? Sicuro. Pezzettino piccolo, assaggi. Okay. E una di queste. Fammi capire una cosa. Allora, vai. Cioè, perché una è porzionata e l'altra è a budello? Perché e questa c'ha i tocchetti dentro di caciocavallo, quindi la devo fare col budello. Ah, perfetto, questa invece è... Ok, è tutto... Vai, ok. Vai. E poi finiamo col bisteccone. Tiè. Questo è per iniziare. E poi proseguiamo col bisteccone e andiamo in cottura? Certo. Dai. Oh, ragazzi, ce lo mangiamo accanto a lui mentre la griglia sta roba, eh. Poi... ci sediamo, apriamo il vinello e si fa un po' di secca fuori quando la piazza si riempie. Lì generi la brace, qui alzi e carichi. Fai un po' vedere come fai. Grande ragazzi, ci ha messo il gancetto tattico. Pigli la brace, la schiaffi là dentro e vai, vecchia scuola. Ricapitolando ragazzi, questa è la grigliata che adesso ci spariamo in compagnia di Giulio Cesare. Torcinello, agnello di Carpino, che è un paesino qua vicino. Tre tipologie di bombette e poi due tipologie di salsicce. Caciocavallo, pecorino, cipolla e pomodoro di sale. E queste bombette sono queste con... panata, pancetta e fontina, capocollo, speck e caciocavallo, bombetta, pancetta con del caciocavallo. Alla grande, grazie. Yeah. Uno e due, ci piace. Poi il torcinello che ci vuole un po' di più di tempo. Allora, dici bene, i tempi di cottura, cioè, ovviamente sono tipi di carne diverse, preparazioni diverse e cotture diverse. Questo ci metterà un po' più di tempo. Il torcinello deve essere ben cotto. Sì, questo al sangue è meglio di no. No, questo lo lasciamo cottura media. Ok. Quindi non cuoce, cuoce abbastanza velocemente. Benissimo. E poi le bombette 5-6 minuti. Ok, e poi le salsicce. E poi le salsicce, questa si fa molto più velocemente e quella là ci mette un po' più di tempo perché è un po' più doppia. Anche se io la lascio leggermente... lo state su cosa al centro. E da questa postazione privilegiata, ragazzi, vi racconteremo tutto, tutto, tutto. Ragazzi, è arrivato l'agnello. L'odore è bello incisivo, e invece, signori, il sapore di questo agnello di Carpino è molto delicato. Molte volte la gente non mi mangia l'agnello perché dice ma il sapore è forte, ragazzi, l'agnello di Carpino è buono, è tanta roba. Oh ragazzi, è un peccato mortale mangiare l'agnelletto con la forchetta e il coltello, eh. A Roma si chiama agnello a scotta dito proprio perché te deve scottare il dito, perché te lo devi mangiare con le mani. Bello, buono. Questo secondo me ce ne saranno sicuramente pochi capi, non sarà una produzione illimitata. Mi piacciono molto queste rappresentazioni territoriali, no? Il ristorante che va a cercare l'agnello che pascola magari nel comune accanto, nel paesino accanto, mi piace molto. Avrebbero potuto prendere tranquillamente un agnello neozelandese, schiaffarlo lì nel banco, ma non sarebbe stato in linea con la mentalità, la filosofia di questa braceria. Mi piace, buono. Oh, ci abbiamo? Bombetta, pancetta e caciocavallo. Questa è la bombetta dai 24 grammi, vero? Questo boccone c'è tutta la Puglia. Attenzione, si chiama bombetta apposta, è una bombetta calorica, ok? Non ne mangiate troppo, sennò vi state tutto il giorno, tutta la notte a rigirare nel letto. Nel frattempo, mentre parlavo, sta per uscire una scamorza. Caciocavallo! 30 giorni. Cotto nella terrina direttamente nel forno. Vai, che vuoi di più? Però quello lo sappiamo, ragazzi. Vai con la bombetta. Come si sente il caciocavallo dentro? Pazzesco, mi piace, lui non le fa tanto salate, se volete il sale ce lo aggiungete dopo. Vabbè, la prima bombetta, quella tradizionale, me la sono mangiata, ora arrivano le altre due. Allora ricordami, questa era con... panata, pancetta e fontina, sì? Speck e caciocavallo. Vai, ovviamente. Questa è più elaborata, ok, questa c'è più complessa.
se vi piace la complessità, questa con specca. Pure questa, ma che gli vuoi dire? Ragazzi, promosse tutte e tre. Se vogliamo, quella con lo spec, quella mi è piaciuta di più. Vedi che scoppia, guarda, guarda, dice, guarda. Dice perché si chiama bombetta. E dentro c'è questo, va, boom, guarda come scoppia. Sa capisse? Va. Questa è la sagra del mortacci quanto è buono. Questa è la salsiccia col caciocavallo dentro? Esatto. Vediamo. Si scioglie e si amalgama. Ah, si scioglie? Ragazzi, il caciocavallo si scioglie e si amalgama, diventa un tutt'uno. La cottura è rosa al punto giusto, come piace a me. Mi piace che questa salsiccia sia stata cotta integra, senza tagliarla. A me piacciono di più quando le lasciate intere. E anche questa, ragazzi, è di un paraculo sta salsiccia, ma è di un paraculo. Mi piace vincere facile. Madonna, ma è di un paraculo pazzesco, altissimi livelli. Pecorino, cipolla e pomodori secchi, ragazzi, altra salsiccetta diversa da quella che è arrivata prima. Vediamo un po' con i pomodorini secchi come andiamo. Beh, a mio modesto avviso vince quella di prima. Questo ha un altro sapore, decisamente diverso, più strong. Se vi piace, se vi piacciono i pomodorini secchi, prendete questa. Bravo che ce l'hai portata per penultima. E ora, signore, sua maestà il torcinello, che qui lo chiamate torcinello, altrimenti non ci sono mille modi. Pure è lo New Marid, esatto, Lucano, in Basilicata lo chiamano lo New Marid, anche a Bari. Questi, signori, agnello allo stato puro, ricoperto dal budello d'agnello, interiore ad agnello ricoperta del budello d'agnello. Grande piatto di recupero, ragazzi, perché non si doveva buttare niente. Ma se vi piace il genere, ragazzi, aglio, prezzemolo, vecchia scuola proprio. Questo è per palati, ragazzi, che vogliono un'emozione seria. Questo ve lo dovete meritare, il torcinello ve lo dovete meritare. Non ci si arriva facilmente al torcinello. A questo punto, Giulio, fai così. Mi metto seduto, vai. Scegli una bistecca e me la porti. Così andiamo in chiusura con un bel bisteccone. Ma ti sei preso una pausa? Pausa non autorizzata, va bene, proseguo da solo, proseguo da solo. Beh, vatti a fidare dei giovani, vatti a fidare. E Giulio, eccoci qua, che ci tagli? Questa che carne è? Questa è una T-bone di una scottona Polonia. Bella, ci piace. Marezzata. Marezzata come piace a noi, bella, vai. Allora, taglia a piacimento. Vai. Ti aspettiamo fuori. Io. Vai. E lei ci piace da morire. Santo cielo, quanto mi piace. Oh, cottura rigorosamente al sangue? Ovviamente. Grazie. A dopo. Comunque, ragazzi, una cosa meravigliosa. Guardate il tavolino dove sta. Sta di fronte l'ingresso del municipio di Vico. Io impazzisco per queste cose, impazzisco. Impazzisco, una roba del genere al nord sarebbe impensabile. Ora non so come voi la pensiate, ma che a me mi abbiano piazzato il tavolino di fronte all'entrata del municipio del paese mi fa impazzire. A me, io amo queste situazioni, ragazzi, amo queste situazioni. E se vede, ragazzi, che devo fare? Impazzisco, non so voi come la possiate vivere una roba del genere, ma io pranzare di fronte, cenare di fronte alla porta del sindaco, che mo s'affaccia, sindaco via giù, mi fa impazzire. Bello, bello il sud ha questo di bello. Ci sono i pregi, ci sono i difetti, a me mi piace raccontare i pregi. Dici, Michele, ma questo secondo te è un pregio? Secondo me è un pregio. Vuol dire, ragazzi, che è molto molto tranquilla la situazione. Ragazzi, questa è la nostra bistecca, siamo un attimo venuti qui al punto griglia per curiosare. La cottura procede, ci piace. Ci piace, grazie, torniamo al tavolo. Adesso. È arrivato il bisteccone. Guardate poi che bisteccone, meravigliosamente scaloppato, meravigliosamente impiattato. Queste sono le loro patate sotto cenere. Allora, la cosa bella, per degustare la bistecca vi portano questa mannaglietta, la maliscia, strepitosa. Scaloppata alla perfezione. Vediamo un po' la cottura com'è. Prova del dito. Fantastica, tiepida. Morbiduccia, cottura al sangue. E dentro non è fredda, bravo, vuol dire che ci sa fare. Assaggiamo.
Senza ombra di dubbio, ragazzi, una delle bistecche più tenere che io abbia mangiato quest'anno, nel 2024. Gli abbiamo assaggiato la parte del filetto, elegante, raffinata, molto nobile questa bistecca. Ne potremo mangiare a chilate. Questa è la classica bistecca davvero che mette tutti d'accordo, che non è eccessiva, non è spigolosa, frullata al giusto. Succosa, non è secca, è cotta magistralmente bene. Questa è la parte della costata, pure questa merita. Crosticina fatta a mestiere, bravo. Questo ragazzo è bravo, c'ha manico. Cazzo, questa è maledettamente buona. Ma che te stai a mangiare l'osso mio? Tu te stai a mangiare l'osso mio, cioè devo fare la scena finale. Sono andato al bagno, mi sono distratto, se sta a mangiare. Allora, amici di Piacevi Ancora, non vi posso fare il consueto finale mentre mi sgranocchio l'osso. Vabbè, se lo sgranocchia lui, gioruschio. Allora, ragazzi, questo ristorante per me è promosso, rispecchia in pieno la tradizione pugliese, mi piace perché mette anche dei bistecconi, mi piace perché ha quella caverna con 300 kg di caciocavallo che è una roba strepitosa, mi piace perché frolla pure e mi piace perché sta in una location pazzesca e il proprietario ci mette tanta anima e tanto cuore, quindi per me è promosso, immagino pure per te, non puoi dire altrimenti. Te sei fregato l'osso mio, vabbè dai, questa è la tua paga, ok? Ci può stare, questa è la tua paga, con questo t'ho pagato, così abbiamo anche lo sfruttamento minorile. Amici di Piacevi Ancora, da Vigo del Gargano è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Sì, ma attente, ci porto più perché mi hai fregato l'osso, ciao. Ah, vabbè, andiamo, gusto bene. Per forza.